una panoramica delle ricerche internazionali con la partecipazione di Erwin Laszlo e Paul Reid. Persone nuove e nuove idee per un mondo migliore. Cosa vuol dire, Enrico? Questo libro presenta in anteprima mondiale i risultati di alcune ricerche sociologiche fatte in America, in Italia, in Giappone, in Francia e in altri paesi, su quelle persone che oggi, nella nostra epoca, hanno a cuore le sorti del pianeta e le sorti dell'umanità. Quindi le persone che hanno una sensibilità ecologica, hanno una sensibilità per la pace, ma non solo, che vogliono per esempio la qualità della vita, che sono disilluse in qualche modo dallo sviluppo economico illimitato, da questo possedere sempre più oggetti, sempre più soldi, e che invece puntano alla qualità, che cercano un'alimentazione naturale, un ritmo di vita umano. Quindi quante sono queste persone sensibili? Fino ad ora credevamo che fossero quattro gatti. Una netta minoranza, perché tutti quanti sembrano votati in realtà al successo immediato e continuo, no? Esatto, e invece cosa abbiamo scoperto? E devo dire, sono rimasto sbalordito io per primo, che ho condotto una di queste ricerche, ho condotto quella italiana. Queste persone sono tante. Noi abbiamo scoperto che nella popolazione italiana il 35% delle persone sono fortemente sensibili a questi valori e un altro 50% è in veloce avvicinamento. Quindi quelli insensibili, quelli diciamo che vivono ancora nelle illusioni che la scienza riparerà tutti i dissesti che ha compiuto, sono poche, sono fra il 10 e il 15%. Malgrado la campagna che fanno tutti gli organi di stampa a favore di questi. Esattamente. Perché continuano a dire non è vero, il pianeta non è ammalato, no? Non è vero che qui in questo momento molte persone soffrono per mancanza di lavoro o altro, ma soprattutto non è vero che ci sia una sensibilità molto accesa nei confronti degli altri, perché di questo stai parlando, sono persone che sono disposte ad aprirsi agli altri. Sono disposte a impegnarsi in prima persona per creare un mondo migliore. Queste persone non hanno né un partito che le rappresenta, sono sia di destra che di sinistra, sono sia del nord che del sud, sono un po' più donne che uomini, questo va detto. È l'unica variabile su cui abbiamo trovato una differenza, un po' più, poi sono di tutte le età, un po' più donne, quindi le donne sono un pochino più sensibili statisticamente, ovviamente. Quindi queste persone ci sono, queste persone in America nel 99, quindi 10 anni fa, erano il 25% e ora sono il 35%, quindi sono cresciute con un tasso velocissimo. Probabilmente tra pochi anni saranno la maggioranza, sia in Italia sia nelle altre nazioni occidentali. Io, vedete, di queste cose ne sentivo che c'era un bisogno, ma fin quando non c'è una ricerca di questo tipo, Enrico, che lo dimostri, potevano essere le nostre impressioni. Ma infatti, perché io lo sapevamo. Sono rimasto sbalordito. Allora, io insegno con Enrico Kelly, da Enrico Kelly, voglio dire. Io vedevo gli studenti, no? L'università di Siena, vedevo gli studenti che sono, ha pensato, forse saranno soltanto loro, no? Possibile però tutti qua? E già questo mi era una spia. Poi vedo le nostre trasmissioni come sono seguite, le mail che ci giungono. Cioè, possibile che questo è soltanto una minoranza? Era un dubbio. E tu però con questo testo me l'hai confermato. Certo. Ecco perché è così importante il testo, può diventare una sorta, come dire, di Vangelo per tutti coloro i quali capiscono che non sono soli a volere un mondo migliore mettendo se stesso in discussione. È questo che è interessante. Sì, fra l'altro ci tengo anche a dire che il libro è stato scritto con lo stile più semplice e chiaro possibile, quindi non è un libro da addetti ai lavori, è un libro che chiunque può leggere, anche un ragazzo di 14 o 15 anni. Gli approfondimenti li abbiamo messi sul sito web, quindi c'è un sito web che si chiama come il libro e lì abbiamo messo i dati, come dire, più corposi, gli aspetti più metodici. Questo è un libro che illustra lo scenario e è alla portata di tutti. Allora, ancora una volta un appello, però io devo in finale ringraziare una persona, Nicola Gelo. Ripeto il nome, lo dico, lo scandisco proprio perché è una persona carissima, Nicola Gelo, che mi ha mandato dei filmati bellissimi soprattutto su il problema di chi ha, come dire, degli squarci, delle ferite, delle lacerazioni psichiche. Persone che in questa nostra ossessione di giudicare sempre secondo un metro di normalità per cui la più piccola divergenza
è sufficiente per essere messi ai margini in questo mondo, invece la necessità di recuperare coloro i quali questi problemi li hanno, ma sono solo problemi, si possono avere. E lui qui mi dice, nell'indicarmi uno dei filmati, mi dice: ti prego di vedere, quando un malato dice, sentite bene l'importanza qui, quando medici e infermieri, con la scusa di curarmi, mi torturavano e mi facevano gli elettroshock, io mi rifugiavo nella mia seconda ombra e non sentivo più niente. Fa venire i brividi. I brividi, sì. Ve lo ripeto. Quando medici e infermieri, con la scusa di curarmi, mi torturavano e mi facevano l'elettroshock, io mi rifugiavo nella mia seconda ombra e non sentivo più niente. Bene, finisco con questa capolavoro di citazione. È una poesia. È una poesia. È una vera poesia. Finiamo qui. Che dice Enrico? Non mi sembra. Sì. Mi sembra di sì. Nessun commento. Bene, nessun commento. Buonanotte a tutti e se tornate a seguirci, se lo volete naturalmente, a mandarci le vostre liriche. Tante grazie. Ringrazio i colleghi dello Studio 12.